La tratta di oggi è una tratta molto bella, panoramica. Partiamo da qui e andiamo verso l'altopiano del Carso, dove ci sono appunto queste osmizze che sono dei locali tipici. Un piccolo paradiso immerso nella natura, questa osmizza, veramente spettacolare, bellissima. Il posto è veramente bello e oggi c'è una giornata meravigliosa, c'è un sole, saranno 20 gradi. Guardate che spettacolo! Che dire, veramente un posto stupendo. Grazie Davide per avermi fatto scoprire questo posto veramente incantevole. Bene, siamo appena rientrati a casa, è il momento di mettere la macchina in carica. E lo facciamo sempre con la nuova Wallbox, che è qui. Eccola qua. Andiamo a prendere su un bel connettore. Ecco, l'unica cosa che noto che è scomodo per il momento è proprio il fatto di non avere il tasto qui per aprire lo sportellino. Però, vabbè, per il resto è abbastanza simile. Allora, prendiamo un po' di cavo. Lo metto qui io di solito in modo da non lasciarlo a terra. E tiro un po' la porta. Bene, adesso avvio la ricarica perché domani mattina partiremo per un tour molto interessante. Avremmo dovuto essere in più persone, purtroppo per diversi motivi la cosa è saltata, ma io invece domani con Lisa partirò e vi porterò con me a fare il tour delle osmizze. Quindi domani faremo un bellissimo giro nella zona del Carso, nella zona del Triestino, qualcosa di veramente unico, con dei panorami unici. Porterò anche il drone per fare qualche ripresa naturalmente dei posti che andremo a vedere. Allora, la batteria è al 29%. La ricarica è pianificata per partire alle ore 11. Batteria carica, come ribadivo ieri sera, non possiamo staccarla da qui, questa limitazione è abbastanza importante. Siamo in partenza per il nostro Osmizza Tour. Oggi verrà anche Joy, incrociamo le dita perché non è molto abituato a viaggiare in auto. Utilizzerò il kit di Tesla per il trasporto dei nostri amici a quattro zampe. Intanto andiamo a vedere, dopo una notte di ricarica trovo l'auto con il 97% e non con il 100%. Non capisco il motivo, visto che sull'app avevo inserito comunque la ricarica al 100%. Vabbè, comunque da qui dobbiamo sbloccare lo sportello e andiamo adesso a fare la solita cosa, andiamo a ripristinare tutti i viaggi in modo da registrare il consumo di oggi. La tratta di oggi è una tratta molto bella, panoramica. Partiamo da qui e andiamo verso l'altopiano del Carso, dove ci sono appunto queste osmizze che sono dei locali tipici che troviamo proprio sull'altopiano del Carso tra Trieste appunto e la Slovenia, e dove si possono mangiare affettati e diciamo piatti tipici della tradizione di quelle zone. La particolarità dello Smizza è che sono aperte solo in alcuni periodi dell'anno. Vi lascio in descrizione il sito con i calendari delle aperture. Vale la pena di vedere e di andare a vedere, soprattutto perché a parte la particolarità dei prodotti tipici, vini e affettati che sono molto buoni, alcune sono davvero molto belle e hanno delle posizioni panoramiche. Tutte le informazioni che oggi vi darò e anche l'itinerario che andrò a fare è frutto di Davide. Davide, ormai sapete chi è, l'avete visto già nella prima Tesla Mission che abbiamo fatto qualche settimana fa, e quindi lascerò anche qui il tour che farò nella giornata di oggi, lo lascio qui in descrizione con tutte le tappe. Tappa per tappa vedremo un po' cosa ci riserveranno. Abbiamo anche un punto panoramico davvero molto bello, porterò con me il drone e cercherò di fare qualche volo per farvi vedere al meglio l'itinerario di oggi. Adesso preparo l'auto per caricare Joy, carichiamo tutto e partiamo. Sono le 9:51, abbiamo azzerato tutto. Ragazzi, si riparte allora per una nuova Tesla Mission. Quando bloccate lo sportello avete un certo lasso di tempo per andare a sganciare il connettore, dopodiché si richiude, si riblocca naturalmente. Andiamo a riporre il tutto. Esteticamente devo dire comunque che è molto carina, è simile alla Wallbox di Tesla e fa il suo. Diciamo che per le mie esigenze questa Wallbox è anche troppo, perché questa sarebbe ideale in una situazione tipo aziendale. Uno, perché arriva fino a 22 kW e quindi potreste sfruttare la trifase che avete nell'azienda, e due, perché hai i tag NFC che vi permettono di programmare la Wallbox in modalità tag. Cosa vuol dire? Vuol dire che nel momento in cui voi date il tag a un vostro dipendente o comunque qualcuno che deve ricaricare, solo lui potrà accedere alla ricarica, perché prima deve mettere qui praticamente il tag, e quindi questo non è poco perché controllate chi può ricaricare o meno. Come ce l'ho io configurato invece in questa modalità, chiunque potrebbe venire qui e ricaricare. Bene, siamo arrivati a Portogruaro. Joy è dietro che viaggia con noi oggi. Guardate anche il kit che ho installato, che è un kit originale di Tesla. Fra pochi minuti, circa 3/4 d'ora, saremo alla Osmizza Pernarcic, che è una osmizza molto vecchia, circa 80 anni, dove si possono degustare dei prodotti tipici, tra cui formaggi, affettati e vini. Quindi tra pochi minuti saremo lì e ci sediamo a tavola. Di fianco al supercharger di Palmanova, e davo un'occhiata ai prezzi delle ricariche. Siamo ancora altini, 0,67, e su 16 postazioni 14 sono disponibili. Aspettavo un adeguamento dei prezzi da parte di Tesla più rapido, visto che oggi comunque giorno il costo dell'energia è sensibilmente abbassato, sì, rispetto agli ultimi mesi. Speriamo che li abbassino a breve. Noi nel frattempo continuiamo a ricaricare con B-Charge. Codice sconto in descrizione. Prima tappa
tappa raggiunta. In teoria dovrebbe essere qua alla nostra sinistra. Bene, siamo arrivati alla prima tappa. Andiamo a vedere un po' la strada percorsa fino adesso e il consumo. Allora, abbiamo percorso dall'ultima ricarica 145 km e un consumo medio di 164 Wh per chilometro, con un totale di 24 kWh. Mi sembra un buonissimo risultato, visto e considerato che abbiamo viaggiato solo ed esclusivamente in autostrada. Allora, noi siamo appena arrivati qui, andiamo a fare un giro di perlustrazione, vediamo se è aperto, perché mi hanno detto che qui aprono un po' quando vogliono, quindi speriamo che sia aperto, perché se è aperto andiamo ad assaggiare qualcosa. Ma ci sono gli animaletti, andiamo a vedere. Che bello! Ciao amico! Ciao piccolo! Piccolo, insomma. Sei in buona compagnia, vedo. Arriva qualcun altro qui. Ciao Joy! Un piccolo paradiso immerso nella natura, questa smizza, veramente spettacolare. Bellissima. Ciao piccolo! Questo è grande, eh? Questo è molto grande. E voi ragazzi, piace andare a cavallo? Questo è un bel posto per andare a cavallo, visto che ce ne sono tanti e di varie dimensioni, quindi se avete passione. Ci sono anche tanti bambini, vedo qui, che con le famiglie vengono a cavalcare. Ecco arrivato il Franconia. Questo è, salute, un vino composto da tre uvaggi. Che profumo ragazzi, è una giornata meravigliosa. Ci sono circa 20 gradi, un bel sole, e oggi doveva essere brutto tempo, ma meglio così. E stiamo aspettando prosciutto cotto tipico del Carso, che lo servono con il crèn e cotto in crosta di pane, un po' di prosciutto crudo, qualche sottaceto e dei formaggi. E siamo al top, direi. Sono arrivate tante bontà, diamoci dentro. Buonissimo. Per quanto riguarda il tour proposto da Davide, è veramente un bellissimo tour ragazzi, vi lascio tutti i dettagli qui in descrizione, però per oggi per me è un pochettino troppo impegnativo, proprio perché io devo anche guidare, quindi farò qualche tappa in meno, quindi oggi il tour che io farò sarà un attimino ridotto, ma trovate tutti i recapiti e tutti gli estremi di tutti i posti qui in descrizione. Finito lo spuntino, ottimo, sapori veramente genuini, d'altronde siamo in un'azienda agrituristica e deve essere così. Riprendiamo il nostro tour e andiamo verso la seconda tappa. Abbiamo impostato la seconda tappa, vedete noi siamo qui praticamente all'altezza di Sistiana e ci andiamo a spostare un po' più verso l'entroterra, la zona di Samatorza. Un'altra azienda agricola, andiamo a vedere. Fate l'agriturismo Kola Jozko, spero di averlo detto correttamente. Particolarità è anche una cantina che ha un delta, pensate, di temperatura tra l'estate e l'inverno di 3 gradi. Andiamo a vedere, qui mangeremo un primo, stiamo dividendo il menù nei vari posti perché ce ne sono tanti, grazie a Davide. Quindi qui faremo un primo, nella prossima tappa un dolce e poi il digestivo. Avanti, guarda che bel posto. Pieno, pieno, speriamo che ci sia posto per noi. Che spettacolo! È pieno, pieno però, Ci mettiamo qua noi, dai. Allora, forse voi non lo sapete, ma io utilizzo un iPhone per fare le riprese. Siccome l'iPhone non ha la batteria infinita, guardate come sono organizzato. Ho nel marsupio un power bank, questo qui, abbastanza capiente, e poi utilizzo un filo lungo, naturalmente, che mi permette di collegare il telefono, vedete, al power bank. E così abbiamo autonomia pressoché illimitata, insomma abbiamo una bella autonomia. Che spettacolo ragazzi, che spettacolo, guardate che arco, guardate che piante, la fioritura è completamente ormai partita. Spettacolare. Qui c'è Joy che si fa sentire. Ha trovato un'amica o un amico. Ed eccoci arrivati al agriturismo. Il posto è veramente bello e oggi c'è una giornata meravigliosa. C'è un sole, saranno 20 gradi. Si sta veramente da Dio. Abbiamo trovato un tavolino per miracolo perché è tutto prenotato. Come vi dicevo prima, faremo, visto che le tappe sono tante oggi, faremo una tappa, una portata. Oggi qui faremo un primo, poi salteremo il secondo perché abbiamo fatto l'antipasto. Faremo un dolce e poi il digestivo. Mi sa che è la decisione più saggia per oggi. Secondo round, è appena arrivata la seconda tranche del menù. Frittatina con cipolla, paninetto con salsiccia. Ragazzi, noi continuiamo con questa giornata che è veramente fantastica. Finito di pranzare, veramente anche qui tutto delizioso. Facciamo una passeggiatina con Joy e fra poco ripartiamo per fare la terza tappa. È arrivata proprio la primavera, guardate quanti ulivi. È veramente un posto incantevole, rilassante. Bella questa zona qui del Friuli, è davvero molto molto interessante. Ci siamo resi conto che siccome abbiamo Joy oggi, non è facile fare tutto il tour proposto da Davide, quindi lo faremo in maniera sensibilmente ridotta. Devo dire che anche qui però Davide, ottima scelta, anche questa tappa super super positiva. Andiamo a cercare adesso uno smizza dove mangiare un dolce e poi andiamo al punto panoramico, in modo che poi la giornata possa concludersi qui, perché Joy è già un pochettino stressato. Cani, persone, non è facile girare con lui perché lui non è tanto abituato e quindi insomma ragazzi bisogna anche rispettarlo. Partiamo. Dobbiamo saltare questa tappa perché lo smizza era piena. È consigliabile prenotare perché ho visto veramente che c'è tantissima gente che gira durante queste giornate. Andiamo verso Castelliere di Monrupino, che è un posto qui vicino, dove attraverso una piccola passeggiata possiamo raggiungere un punto panoramico sul mare e penso che sia davvero bello. Guardate che bella questa statua. Siamo arrivati con l'auto fino in cima al santuario praticamente. Non si può entrare oltre questo arco con la macchina. Però devo dire ragazzi che c'è una pace qua su che è bellissima. Prendiamo il drone e facciamo un giro per vedere dove siamo.
posto veramente incantevole, ne vale la pena. Se potete, siete in zona, venite a fare un salto qui. Abbiamo appena visto il giro con il drone, spero che vi sia piaciuto, e adesso noi ripartiamo per la prossima tappa e andiamo in cerca di altre location belle da vedere, che qui in Friuli veramente è pieno. Grazie per essere anche stato benedetto dalle campane. Sono esattamente le 14:45. La costa. Ci dirigiamo sul punto panoramico sulla Napoleonica, che da lì dovremmo vedere bene bene il mare. Da qui l'abbiamo visto, ma era abbastanza lontano. Abbiamo un 9 km circa per arrivare a questo punto, dopodiché rientriamo verso casa. Quindi ragazzi, poi a casa vi farò un resoconto totale. Adesso siamo al 53% e presumo che non dovremo ricaricare nemmeno oggi per il nostro giro, ma lasciamo alla fine tutti i calcoli per quanto riguarda il consumo della batteria e tutte le considerazioni finali della giornata. Sto posteggiando, non avete idea del posto che c'è qui. Andiamo. Guardate che spettacolo. Che dire, veramente un posto stupendo. Grazie Davide per avermi fatto scoprire questo posto veramente incantevole. Guardate che vista. Che pace, si sta veramente benissimo. Vi consiglio di venire su, vi metto in descrizione tutti i dettagli anche di questa location qui. E noi andiamo avanti con la nostra passeggiata e stiamo arrivando quasi alla finale. Quello lì, ragazzi, è il castello di Miramare. Questo qui, per orientarvi. Guardate ragazzi lo yacht dell'oligarca russo da 500 milioni di dollari congelato qui nel golfo di Trieste, guardate questo qui con i tre alberi. Una passeggiata bellissima, panoramica da una parte e dall'altra anche. Quasi un canyon, sono queste pareti altissime di roccia che vengono, vedo, usate anche dagli scalatori per allenarsi. Merita, top, veramente. Qui c'è il percorso permanente della Napoleonica, c'è un percorso circolare e c'è il percorso Stefania. Entrambi molto belli, vedo, perché sono comunque tutti e due sul mare. Quindi consigliata davvero questa escursione. Se potete venite in questa zona perché merita. E adesso ritorniamo verso la macchina e, visto che ormai si è fatta una certa, rientriamo verso casa dove faremo il bilancio e si chiuderà questa altra Tesla Mission Osmizza Tour, che devo dire la verità abbiamo un po' cambiato in corso d'opera, perché insomma avete capito che con Joy andavamo male a fare tutte le tappe, però alla fine ci sta. Se avete un cagnolino magari un po' più tranquillo, perché Joy è un po' sulla gita tondante, potete farlo tranquillamente perché ce n'erano tanti. Nel frattempo, se avete voglia, iscrivetevi al canale. Se vi piacciono video di questo tipo, scrivetemelo, perché può essere che ne arrivino altri. Sempre magari in collaborazione con Davide potremo studiare degli itinerari ad hoc. Ad esempio, che ne dite del Prosecco? Vi interesserebbe un itinerario nelle colline del Prosecco? Fatemelo sapere. Intanto c'è un treno merci che passa. Siamo appena rientrati, bellissima giornata, ci sono quasi 20 gradi, no, ci sono 20 gradi, non quasi. Guardate, batteria al 52%, abbiamo tutta l'energia necessaria per tornare a casa, pianificato il rientro per tornare a casa. Abbiamo la bellezza di 154 km e rientreremo con il 14% di batteria. Lasciamoci alle spalle questo mare, questa costa veramente spettacolare, guardate che roba. E ritorniamo verso il Veneto. Riprendi un po', ragazzi, della strada oggi. Per adesso è libera, quindi sto andando a una vendatura dai 115, 120, 125. Diciamo che non supero mai i 125, che via così tranquillo. E vediamo la batteria com'è al rientro. Ragazzi, siamo arrivati allo svincolo di Porto Gruaro. Anche oggi abbiamo trovato un incidente. Speriamo che questa autostrada la finiscono in fretta, perché è veramente ormai ogni giorno si sentono di questi incidenti tremendi. Dai, andiamo verso Conegliano, ormai manca poco per il resoconto finale, per la chiusura di questa nuova prova di autonomia fatta con i nuovi cerchi, cerchi per 19, andate a prendervi il video, io vi faccio vedere i cerchi che sto montando adesso, che non sono i cerchi originali Tesla. Vi ricordo che in descrizione trovate tutti i riferimenti per tutte le altre Osmizze e anche per alcune cantine che oggi avremmo dovuto visitare, ma ringraziate lui che ha ridotto il numero di visite. Ciao Joy, sei comodo? Beh ragazzi, siamo appena rientrati a casa, bellissima giornata, veramente una giornata strepitosa, non abbiamo potuto purtroppo fare tutto il programma che ci ha consigliato Davide, però abbiamo fatto una versione ridotta, spero che vi sia piaciuto, trovate in dettaglio poi le altre tappe che Davide aveva consigliato. Andiamo a vedere invece il consumo della giornata di oggi. Innanzitutto vi dico che oggi sono partito da casa con il 97% e sono rientrato quindi con il 17% e non abbiamo mai caricato, ma andiamo a vedere il dettaglio. Allora, abbiamo percorso 318 km con 51 kWh e con una media di 162 Wh per chilometro. Tenete conto che praticamente
la maggior parte dei consumi sono stati praticamente realizzati in autostrada, perché avrò fatto sì o no all'esterno penso una ventina di chilometri, forse qualcosina in più, quindi è una media sempre autostradale. Se vado a vedere qui cosa mi dice, che posso percorrere altri 90 chilometri. Questo naturalmente poi dipende sempre dall'andatura, però questo, ragazzi, è il riepilogo del viaggio di oggi. Beh, mi sembra molto bene aver fatto 320 chilometri senza aver fatto nessuna sosta, e anche se mi fossi fermato 20 minuti a caricare da qualche parte, avrei aggiunto, se fossi stato su una fast, anche 50-60% di autonomia, avrei potuto fare altri 200-300 chilometri. Quindi non capisco tutte le polemiche che ci sono ultimamente nel canale con questi commenti che leggo, che lasciano il tempo che trovano. In questa schermata possiamo vedere che l'autostima che con questo stile di guida avrei potuto percorrere ancora 73 chilometri, che se andiamo ad aggiungerli ai 318 fanno all'incirca 390 chilometri, quasi 400 chilometri, non è male. Bene, allora abbiamo consumato praticamente, vediamo, dalla ricarica il 6% in fase di stazionamento, non è male, quindi ha mangiato oggi la sentinella 2,6% e 1,8% l'interazione che ho avuto io con l'app e 1,2% lo standby del veicolo. Non è poco, ragazzi, 6% per una giornata, però insomma tenete conto che io non l'ho mai pre-ricaricata oggi, quindi non l'ho mai preclimatizzata. Bene, ragazzi, anche per questa prova, per questa esperienza è tutto. Io spero che vi sia piaciuto il video. Se vi piacciono queste tipologie di video, molti mi hanno detto insomma che le gradiscono, scrivetemi. Se avete dei suggerimenti su alcuni itinerari potete anche scrivermelo qui sotto. Se vi va, se un'idea era quella di fare un itinerario nella zona del Prosecco, potrebbe essere un'idea. Fatemi sapere se vi piace. Questi sono i consumi di una Model 3 Long Range con cerchi per 19, e anche per questo video è tutto. Vi ringrazio e ci vediamo in un prossimo video.